zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte, ragazze, ragazzi, ciao a tutti e a tutte. Allora, nuovo video, questa volta skincare, ovvero non mi lavo né mi faccio nulla, però vi spiego in breve con cosa mi lavo, detergo il corpo e il viso. Allora, prima prodotto è questo qua. Vi ho detto che era, non era la scorza d'arancia, ma era mandorle. Bagno doccia Mantovani, eccolo qua, questo, ed è 500 ml di prodotto, bagno doccia ipoallergenico, neutro, termoprotettivo, più protezione con vitamina E e collagene vegetale, olio di argan e niente, con le mandorle e vaniglia, questo, vedete, questo è Mantovani. Poi, come per idratare il corpo, utilizzo questa Nivea, che la utilizzo una volta di papa, ma adesso sto cercando di sforzarmi di finirla di più. Nivea, eccola qua, questa è Nivea, e Nivea corpo all'avocado, crema corpo per pelli secche, perché ce l'ho abbastanza secche, eccola qua. Poi, come altro prodotto per deteggere il come si dice, la testa, utilizzo questi due in combo, prima questo e poi questo, dipende da quello mi va a me. Allora, balsamo nutriente con olio di fiori preziosi, intensa brillantezza e morbidezza per capelli secchi. Questo è buonissimo, mi sta piacendo un sacco, non ve lo sto neanche a usare, però già sapete qual è la promozione. Pulisce bene e lava bene i capelli, diciamo, dai, non è male per niente. Questo lo metto a posto, oddio, mi sto bagnando tutta, vabbè. Questo invece è Fructis Hydra Ricci, quello che vi dicevo in un altro video, prima, con, non lo so leggere, shampoo alta definizione con olio di pistacchio e pectina di frutta. Questo qua, questo è lo Fructis che vi dicevo in un altro video. E questo ce n'è 250 ml di prodotto, lo uso, poi appunto conto fine 60 e poi risciacquo quando ha fatto il suo bel dose di lavaggio, ok? E niente. Mentre per deteggere o struccare il viso uso questo qui, poi mi risciacquo e faccio la doppia detersione con questo qua, con questo altro detergente alla acqua alle rose, latte detergente per pelli latte detergente acqua alle rose per pelli secche con estratto di rosa antica, detergente idratante la pelle, formula ipoallergenica anti arrossamenti. E questo è top, mi sta piacendo davvero tanto. Questo è il pump erogatore e poi questo qua Nivea, top, mi piaceva morire. Questo è un pomato a 400 ml, lo mettete sopra un panno struccante, dischetto struccante, ve lo mettete qua, aspettate qualche secondo o anche più e poi rimuovete il tutto, ma vabbè, non ci bisogna che ve lo dica, tanto lo sapete. Ultimatum, non per importanza, aspettate un attimo solo, utilizzo questa crema qui che la sto utilizzando con parsimonia, ma piano piano, perché a paura che mi finiscono, vabbè, i dettagli. E questa è la crema che sto utilizzando in secondis come ultimatum e mi sta davvero piacendo tantissimo. E questa è la mia skincare, l'applico su tutto il viso massaggiandola sino al collo e tutto quanto, e poi burro cacao, trucco mi vado a letto, la seconda del momento, che e niente. E questa è tutta la mia bella skincare. Per quanto riguarda invece i piedi, utilizzo la crema di piedi, quella che ho in bagno, in camera poi non ce l'ho perché tante volte sono di fronte alla televisione che mi cospargo di crema piedi o di crema mani. Per la crema mani tante volte utilizzo, ve la faccio vedere, sempre questa qua all'avocado, oppure un'altra della Nivea che non mi ricordo manco io dove l'ho messa, ma vabbè. Forse l'ho finita, sì, mi sa che l'ho finita, quindi a poco di farvi vedere, però forse la troverete sicuramente sul mio profilo Instagram,
che me l'ho recensito un sacco di volte sul mio canale YouTube. Niente. Questa era tutta la mia skincare. Ragazzi, se vi va supportatemi con un like qua su YouTube, commentate e iscrivetevi e attivate la campanella qualora decideste di non perdere nessun mio video. Ciao, scusate un po' l'impappinamento, ma con la gola non sto bene, non so cosa mi è successo. Ho mangiato due cioccolate, come ho detto in un altro video, e chissà che cosa è successo, perché appunto ogni tanto faccio questa specie di non capisco perché, boh. Mi è cansato il cioccolato, ma vabbè, dettagli, ne ho mangiato due contati. Ma vabbè, no comment. Niente, a parte per la testa, intanto uso la maschera per il viso no, per i capelli, quella Garnier che ho dimenticato in bagno, ma pazienza, e basta, ultra dolce Garnier, che è molto buona alla pappa reale, perché no, non lo so, non mi ricordo. Non lo so, comunque casomai ve la linko qua sotto, ve la linko no, ve la faccio una foto se mi ricordo, e se no niente ragazze, a presto, ciao ragazze, un bacione ragazze, ragazze. Zombie apocalypse.